fui a visitare il sepolcro del Tasso e ci piansi. Questo è il primo e l'unico piacere che ho provato a Roma. Sono le parole che un ancor giovane Leopardi scrive da Roma a suo fratello Carlo, rimasto a Recanati. Un caso tipico delle emozioni suscitate da un poeta così amato dai colleghi più grandi dell'Ottocento europeo, da Goethe a Byron a Chateaubriand. Un poeta che è sepolto qui, nella chiesa di Sant'Onofrio al Gianicolo, in uno dei luoghi più rarefatti e spirituali di Roma. Un poeta, Tasso, sepolto a Roma, ma vissuto in molti luoghi, come Venezia. Goethe viene in Italia a cercare cosa? Quello che i tedeschi chiamano Heimat, cioè la vera patria. E la vera patria è la classicità. Lui viene e nel suo viaggio scende a Venezia, si imbarca su una gondola e improvvisamente sente il vogatore che canta. E cosa canta? Canta le ottave del Tasso. Cioè è talmente popolare la memoria di questa poesia che un incolto canta Tasso. Un mito romantico questo di Tasso, ma in fondo universale, dove si riassumono tanti umori ed immagini della figura dell'artista come amiamo pensarlo, grande, solo, infelice. Il volto saturnino e malinconico della poesia trova in Tasso un emblema impareggiabile dei rapporti tra genio e follia, innovazioni dell'arte e regole sociali. Così almeno la pensava Goethe. Poi viene a Ferrara, poi scrive quell'opera rivoluzionaria da un punto di vista romantico che è il Tasso e va a piangere come Shelley sul luogo in cui Tasso personaggio diventa la vittima del potere. Non è più che sia importante le storie di Rinaldo, di Armida, di Clorinda, ma le storie di Tasso vittima di quel potere che creano poi le leggende nere degli estensi. Tasso quindi diventa l'idea e l'immagine della libertà dello spirito contro la brutalità di chi governa. La sua arte intanto è un'arte così vissuta, così partecipata, che finisce per essere coinvolgente. Se noi apriamo un qualsiasi testo di Torquato Tasso, sia in prosa sia in poesia, noi ci troviamo catturati da un'arte che immediatamente conquista il lettore e lo mantiene in costante tensione interiore. Mirò benché lunge il fer soldano, mirò quasi in teatro di Nagone l'aspra tragedia dello stato umano, i vari assalti e il ferro orror di morte e i gran giochi del caso e della sorte. Tasso ci può parlare spesso da contemporaneo, ci può parlare da contemporaneo nelle sue lettere, dove noi vediamo un uomo che vive come un intellettuale pellegrino. È un uomo che non riuscì mai a collocarsi totalmente dentro una realtà, che aspirò a una collocazione definitiva, una collocazione nella corte. E la ricerca di un radicamento è un motivo che forse può accompagnare ancora per molto tempo gli uomini che leggono Tasso. Questa storia così estrema, laboriosa e spesso disperata, che ha fatto della vita di Tasso, prima ancora che della sua opera, un simbolo altrettanto estremo, è una storia finita a Roma, ma cominciata altrove, in luoghi dove non si può non andare per seguirne le orme. Siamo a Sorrento,
il luogo per antonomasia del sole, ma dove ci attende un giorno di pioggia triste, quasi a sottolineare il destino di un uomo ricco di talento e di infelicità. Ed è qui, dunque, che la nostra storia veramente inizia. Ci troviamo all'Hotel Tramontano, dove l'11 marzo 1544, quando il sole era nel più alto meriggio assorto, nacque Torquato Tasso, figlio di Bernardo e di Porzia dei Russi. Bernardo era segretario del principe di Salerno e aveva portato la moglie a partorire a Sorrento, dove abitava già una sorella. Tasso, nella parte occidentale di questo albergo, visse i primi 4-5 anni. Poi andò a Salerno dal padre e poi si trasferirono tutti a Napoli con la madre. Strane combinazioni o fortunate coincidenze nella storia della cultura. Nel luogo dove nasce il poeta italiano più tradotto al mondo, nacque, in tempi più vicini, la canzone italiana più eseguita al mondo. Torquato Tasso è rimasto attaccato a Sorrento, a parte che nel 1577 ritornò a far visita alla sorella, ma nelle sue lettere e in alcune sue poesie ha sempre ricordato la bellezza e la serenità del suo paese natio. Combinazione che questo albergo è anche l'albergo dove si è cantata per la prima volta Torna al suo rientro. Il mare quanto è bello, spira tanto sentimento, che ma tu chi viene mento. Tasso sembra appartenere in tutto e per tutto a un primo sguardo a questo mondo mitologico di sirene mediterranee, ma in realtà le sue origini familiari sono più articolate. Sono nato nel regno di Napoli, città famosa d'Italia e di madre napolitana, ma traggo l'origine paterna da Bergamo, città di Lombardia. Eccoci a Bergamo dunque, con i suoi panorami, i suoi scorci e le sue chiese meravigliose, per risalire alle sorgenti del grande fiume Tassiano. In pieno Rinascimento, i canonici lateranensi che amministravano questa chiesa decisero di ristrutturarla e, non avendo ovviamente i fondi necessari, chiesero aiuto alle più importanti e più facoltose famiglie di Bergamo. Tra questi vi erano anche i Tasso, che vicino a questa chiesa avevano il loro palazzo gentilizio. Tutte le famiglie importanti di Bergamo parteciparono alla ristrutturazione di questa chiesa e infatti in chiesa vediamo le 5 cappelle a destra e 5 cappelle a sinistra, ciascuna di famiglie benestanti di Bergamo. La famiglia Tasso ebbe questa, la più vicina all'altare, forse per segno di maggiore importanza. Torquato sappiamo che venne a Bergamo 2 volte, nel 1556 e nel 1587. Sicuramente venne in questa chiesa a pregare per i suoi avi, a pregare per i suoi parenti. Sappiamo che Torquato era una persona religiosa, ma era molto affezionato anche alla sua famiglia, ai suoi avi. Quindi questo era un luogo straordinariamente importante per lui. Ma come si accennava, è Napoli la città protagonista nell'infanzia di Torquato Tasso. E l'infanzia, per un poeta del dolore e comunque del sentimento, è la stagione in cui si formano le impressioni decisive della vita. Questa dimensione paterna, presente e assente nello stesso tempo. Assente perché fin dall'inizio, quando Porzia dei Rossi, madre di Torquato, negli ultimi mesi si trasferisce a Sorrento presso una sorella per stare più tranquilla, il padre, e Torquato nasce l'11 marzo del 44, il padre è assente perché al seguito del San Severino, e tornerà e conoscerà il figlio solamente nei primi mesi del 45. Poi tra il 45 e il 47 la famiglia Tasso vive a Salerno. Nel 48 si trasferisce a Napoli. C'è un momento di serenità in questo primo Tasso, col padre Bernardo, scrittore per grazia e cortigiano per necessità, e la madre Porzia, riuniti a formare
quella che sembra una famiglia ideale, col piccolo Torquato, che appare da subito destinato a grandi cose. Qui il Tasso compie i primi studi con un precettore privato, Giovanni D'Angeluzzo, e poi i suoi studi proseguono nelle prime esperienze di scuola che svolgono i gesuiti a Napoli. La città, Napoli, che poteva essere quella di Tasso e che forse, ma chi può dirlo, sarebbe stata con lui la protagonista di una poesia piena di sole, di una storia completamente diversa. Questa è Piazza del Gesù e, come il nome ci ricorda, è legato, diciamo, a questa funzione di luogo sacro un po' per eccellenza, ma in realtà c'è una dimensione civile, tra virgolette, di questa piazza, è perché il palazzo che in qualche modo fa da sfondo e che oggi è la chiesa gesuitica del Gesù Nuovo nasce come palazzo del principe di Salerno Ferrante Sanseverino. È interessante che il palazzo Sanseverino richiami fortemente la vita stessa della famiglia Tasso, perché il padre di Torquato, Bernardo, era gentiluomo e segretario del principe di Salerno. Era un letterato di un qualche pregio che aveva una rete di corrispondenze letterarie sparse con altre corti italiane, ma è interessante anche la figura di, come dire, il suo essere o sentirsi legato ad un concetto di fedeltà signorile. Cava dei Tirreni, per la gente di queste parti, l'abbazia per eccellenza, un luogo di enorme importanza, dove fino a tutto il Novecento, alla scuola dei frati, come usava dire, si mandavano i figli a studiare. È il caso di uno scrittore come Rocco Scotellaro, una delle voci più belle del riscatto meridionale del XX secolo, che qui trascorse alcuni anni della sua adolescenza. Ed è anche il caso di Torquato Tasso, che visse in questi luoghi momenti importanti della sua formazione. Alle mie spalle l'abbazia di Cava, che mantiene per tutta la vita del Tasso un'importanza notevole non solo nella sua biografia, ma anche nella struttura della ideologia tassiana. E lo stesso Tasso si recava con il padre presso l'abbazia, dove racconta di essere stato accarezzato, così dice, dai due abati che in successione si trovavano lì in quegli anni. 500, una cifra che noi del 2000, passando in rassegna le varie epoche, ricorda scoperte geografiche o gli artisti più grandi della nostra storia, ma che è stato, per chi lo ha vissuto, un secolo di tragiche guerre, più o meno civili. Un secolo sotto il segno della corona di Spagna, anche e soprattutto a Napoli. Nella Napoli principesca e spagnola di metà Cinquecento, la fortuna di Machiavelli la fa da padrona. Buone e cattive sorti si alternano con sconcertante facilità. E la buona sorte di un cortigiano è servire il padrone giusto, finché va bene. Nel 1547 vi è un tentativo di introdurre l'Inquisizione a modo di Spagna nel Regno di Napoli e la città si solleva. Gli spagnoli sono asserragliati nelle loro fortezze, mentre la città è controllata da popolari e aristocratici, i quali mandano Ferrante Sanseverino alla corte di Carlo V per negoziare, come dire, un trattamento politico diverso e una lunga serie di richieste, la prima delle quali è la rimozione dall'incarico di viceré di Don Pedro di Toledo. In realtà tutto questo si risolve in una grande sconfitta per i napoletani. Nel 1552 Ferrante viene sospettato e accusato
di avere un'intesa con i francesi e di preparare o di spianare la strada ad un'invasione delle forze francesi nel regno. Nel disastro politico che si abbatte sul suo protettore Ferrante, il padre di Torquato deve lasciare Napoli.